Nei centri storici spesso ci possiamo imbattere in quelli che potremmo definire dei residui di foreste urbane, che rimandano alla storia della città e alla storia del territorio sul quale il tessuto urbano è andato via via stratificandosi. In alcuni casi si tratta dei veri e propri residui di formazioni vegetali similforestali che coprivano il territorio ancor prima che la città sorgesse e che poi sono state via via ristrette, magari si sono conservate in virtù del fatto che venivano utilizzate come riserve di caccia o come luoghi di svago da parte della signoria locale. In altri casi sono stati alberi esplicitamente piantumati allo scopo di abbellire il contesto circostante. In questo caso siamo di fronte a un esemplare di notevoli dimensioni di pioppo nero. Sappiamo di sicuro che lo spazio circostante fu oggetto di una grossa rivisitazione urbanistica alla fine dell'Ottocento in fase di espansione della città di Trento e che in questo luogo vennero piantati per via del loro aspetto monumentale un gran numero di alberi di platano che ci sono qui attorno. Questo però è un pioppo nero. Non vi è traccia storica del fatto che sia stato piantumato e possiamo ragionevolmente supporre che si tratti di un albero esistente in maniera spontanea nel luogo. Luogo che prima di essere trasformato in un giardino cittadino faceva parte dell'orto giardino di un liceo qui nei pressi. Quindi può essere, il territorio era abbastanza umido, che il pioppo fosse un esemplare cresciuto spontaneamente sulla base di un seme caduto. L'esemplare in questione è un pioppo nero, Populus nigra, un albero relativamente comune nei fondovalle, soprattutto in prossimità di corsi d'acqua e in zone relativamente umide. È un albero che cresce piuttosto in fretta, che può raggiungere grandi dimensioni. Questo esemplare è attorno ai 28 metri e abitualmente non è particolarmente longevo. Comunque, questo esemplare di sicuro supera i 140 anni di età. Il pioppo nero, come tutti i pioppi, è una specie di oica, per cui esistono esemplari di sesso maschile ed esemplari di sesso femminile. Questo è presumibilmente un esemplare di sesso maschile. Fa parte del paesaggio tipico di pianura ed un tempo era comunemente utilizzato per creare delle bordure lungo le vie stradali. Il paesaggio tipico della pianura padana è fatto di lunghi filari di pioppi di una varietà selezionata nel 600, i cosiddetti pioppi cipressini, che un tempo indicavano ai viandanti il reticolo viario nella vastità della pianura. I pioppi neri selvatici hanno una chioma tendenzialmente ovale globosa. In questo caso purtroppo l'esemplare ha subito delle potature non propriamente gentili negli ultimi 50 anni, quindi la sua chioma è stata in qualche modo alterata. Ci troviamo comunque di fronte a un esemplare estremamente pregevole in virtù dell'età, delle dimensioni e della buona strutturazione del tronco. Avete indovinato dove ci troviamo?